Ciao a tutti, abbiamo fatto un po' di aggiornamenti, miglioramenti sull'armatura, questo ce l'abbiamo completa adesso, è finita, definitiva, adesso ci sarà poi solo da migliorarla con i materiali, ma siamo arrivati, dovremmo poi potenziare lo scudo e l'ascia. Adesso dobbiamo cercare la casa di Ufvinia, come si chiama? Bisogna cercare. Trova la casa. La casa è circondata da fiori. È circondata da fiori. Tanti fiori tra la 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 lero. Sarà qui? Potrei. È circondata da fiori. La festa di Yule è così vicina. Neve, vino, cibo. È davvero il periodo più bello dell'anno. Hai già ricevuto tu. Fammi controllare. Oh, bene, bene. Bastava usare il nostro amico Corvo. Andiamo, andiamo. Dobbiamo fare Yorvik. Eccoci qua. Ok. Eccomi, la casa è questa. Andiamo a vedere. Questa è la casa. Casa del consigliere. La casa è stata saccheggiata. Questo corpo non è né Yor né Liu. Pergamene sparse. Il ladro stava cercando qualcosa. C'è stata una lotta qui, che poi è proseguita all'esterno. Sangue, ma niente corpi. No. Dove sono andati? Ah, qui c'è un cadavere. Questo è uno dei ladri. La traccia prosegue. Andiamo a vedere. Sangue di Tengri! Chi è là? Fatti vedere, ora! Sono io, Liuvina. Eivor! Eivor? Cosa? Chi ti manda? Sei con loro? Calmati, Liuvina. Sei sconvolta. Mi conosci. Sono un amico. Davvero? Spunti fuori così, proprio ora. Quelli volevano uccidermi. Non mi ucciderai se non mi difendo. Dobbiamo andarcene da qui. Sono qui d'aiuto. Ho saputo che c'erano problemi a Yorvik. E sono venuto ad aiutare. Giuro sul mio onore. È vero. È andata proprio così. È andata proprio così. Mi dispiace, Eivor. Non intendevo dubitare di te. Sono stati giorni difficili. Chi erano quelli? Perché ce l'avevano con te? Cercavano questa. Non so cosa sia, ma erano disposti a uccidermi per averla. Un povero soldato di Cristo. Lo conosci? Ho già visto una lettera simile a Lunden. Questa città è in grave pericolo. Dov'è Yor? Alla casa del re. Ti ci porterò. Nasconditi sotto il cappuccio. Non siamo ancora al sicuro. Ce l'ho il cappuccio. Da questa parte. Mister Cappuccio. Il cappuccio che salva tutti. Mi stanno ancora cercando. Sta giù. Possiamo passare oltre. Non può essere sparita. Troviamola. No.
Ehi, cosa? Ehi, vieni qui! Ora usciamo da lì. Porca miseria! Oh, non si riesce proprio a fare... Fermiamoci. Da questa parte. Andiamo. Non potevo fare altro che così. Che eliminarli tutti. Oh, ancora. Scusa, stavo sistemando un paio di persone. Dovremmo essere al sicuro. Per gli dèi, Eivor, sei arrivato al momento giusto. È stato il fato. Speravo che le nostre strade si incrociassero di nuovo, ma immaginavo un incontro più calmo. Sì. Siamo sfuggiti a un problema per vederne sorgere un altro. Mentre Re Rixige è preoccupato per le sue finanze, un gruppo chiamato la Mano Rossa sta prendendo potere. Erano loro gli assalitori? Sì e no. Quelli sono banditi, ma qualcuno li sta controllando. Ti basterà leggere i nomi su quella lettera. Ucciderli è il motivo che mi porta qui. Ma sono in codice. Potrebbe essere chiunque. La melma nelle strade spesso nasce dallo scolo dei palazzi. Quando hai dubbi, indaga su chi è al potere. Intendi il consiglio? Yor ne fa parte. Questo ci tornerà utile. Avremo un uomo fidato che indagherà per noi. Sì, esatto. Ci siamo quasi. Andiamo a sentire il re di Yorvik. Ecco, Yor, guarda chi c'è. È un piacere vederti, vecchio amico. Tutti sono i benvenuti qui a Yorvik. È bello sapere che state bene, Yor. Tutti e due. Cosa ti porta qui? Immagino tu non sia venuto per la festa di Yule. Sono qui per avvertirti, guerriero. Una piaga infetta la città. Tre personaggi, corrotti e letali. Dobbiamo lavorare insieme per stanarli e ucciderli, prima che salgano al potere. Se posso aiutarti, lo farò. Andateci piano. Ehi, non possiamo scorrazzare per la città infilzando e trapassando la gente a piacimento. Volevano uccidermi, Yor. Cosa? Hanno incaricato la Mano Rossa di ucciderla e inonderanno le strade di sangue pur di non farsi scoprire. Ma hanno fallito. Questa è la lettera che abbiamo ricevuto. Lago, la fiamma, lo scrigno. Fanno parte di un gruppo chiamato l'Ordine degli Antichi. Questi sono i loro soprannomi. Ascoltalo, Yor. Lui li ha già affrontati in passato. La corruzione ha già intaccato Yorvik. Ma Re Rixige è molto occupato. E di conseguenza lo sono anch'io. Non sarà in grado di darci alcun consiglio, purtroppo. Non voglio i suoi consigli. Tutto ciò che vi ho detto rimane tra noi. Ma dovresti presentarmi al re. Dovrò essere in accordo con lui per essere libero di agire. Vabbè, giusto. I
Pitti stanno vincendo la guerra. Dobbiamo impegnare tutto l'argento possibile per sfamare i nostri soldati. Capisco, caro Faramir, ma abbiamo dei doveri anche verso i cittadini. La festa di Yule deve proseguire. Basta. Mi state facendo venire un gran mal di testa. Yor, non mi ero reso conto che avessimo compagnia. E non approvo affatto. Oh, salute, Lord. Re Rixige, sono Eivor, del clan del Corvo. Bene, Eivor del clan del Corvo. Come puoi vedere, sono molto impegnato. Yor, forse per un errore di valutazione, ha creduto che tu dovessi interrompermi. Perché? Hai un problema, Yorvik. Sì, lo sto guardando. Un problema che ha quasi ucciso una mia amica. Liufvina è stata assalita dalla mano rossa. Hanno saccheggiato e devastato la sua casa e l'hanno inseguita per le strade. Ah, ancora quei farabutti! È sopravvissuta, ma la mano rossa è ormai diventata un grosso problema. E a te perché interessa tanto? Sei una specie di mercenario errante? No, è il Drangr di Jarl Sigurd. Si è insediato nel vecchio campo sul Nin, da quanto ne so. Io sono Faramir, capoguerra di Halfdan Ragnarsson. Il pasciuto spendaccione qui è Audun, il sovrintendente. Ho già visto gruppi ribelli come questi. Attendono pazienti. E non appena abbassi la guardia, spuntano come erbacce. Se li lascerete fare, vi porteranno via l'intera Yorvik. Non è certo ciò che volete, né voi né Halfdan. Oh cielo! Che cosa vuole? Ditemi ciò che sapete della Mano Rossa e io li spazzerò via dalla città. E voi tornerete ai vostri affari. Hanno messo le mani sulle ricchezze di molti cittadini. Hanno preso di mira nobili, mercanti e chiunque potessero derubare. E stanno diventando più forti, come dici tu. Ma preferirei che ce ne occupassimo dopo la festa di Yule. Non è qualcosa che possiamo ignorare. Se non abbiamo i mezzi per occuparci della Mano Rossa, può pensarci Eivor. Fa ciò che devi, ma con discrezione. Non voglio creare panico. Yor, trova i fondi per fornire provviste e birra agli uomini di Faramir. Il resto dovrà bastare per la festa. Ma è come ho detto, noi non... Trovali. È un ordine. Dovrei trovare altro argento. E dove? Nel covo di un drago? Vieni. Torniamo da Liufrina. Lei saprà da dove iniziare. Non so dire se sia andata proprio come speravo. È andata meglio del previsto. Rixige non mi ostacolerà. E tutti concordano. La Mano Rossa va eliminata. Non farne parola con anima viva. Non possiamo fidarci di nessuno all'infuori di noi. Parliamo con Liufrina. Vediamo cosa ha da dirci. Mi scuserai per essermene andata. Le gare a chi ce l'ha più lungo mi stancano. Amore mio, mi dispiace per quanto è successo. Avrei dovuto esserci. Tu hai tutti i tuoi incarichi. E poi un pugno di banditi non è mai stato un grosso problema. Per fortuna non ti hanno ferita. Eivor, se mi cerchi, sono qui intorno. Quando afferri la coda, non molli la presa. Le vecchie abitudini non muoiono. Yor è diverso. Si è placato. La politica. Può cambiare persino un non reno. Sono felice per lui. E anche per te. Vi siete fatti una certa posizione qui. Forse. Che cos'hai lì? Testi cristiani. I Vangeli. L'Ecclesiaste. L'Apocalisse di Giovanni. La Mano Rossa li ruba in quantità. Questa città sarà anche nostra ora. Ma i cristiani hanno il diritto di pregare chi vogliono. Ma la Mano Rossa non è d'accordo. C'è di più. Audun teme che ora il loro obiettivo sia l'archivio. Tra questo e tutta l'agitazione al porto, direi che abbiamo qualche pista. Perché la Mano Rossa vuole... Cosa se ne fa la Mano Rossa di testi cristiani? È una bella domanda. Comunque sia, saranno disposti a tutto, pur di recuperarli. Sono arrivati a bruciare chi si è rifiutato di consegnare quello che volevano. Qual è la più grande raccolta dei libri della città? È l'archivio, ma non sono stati ancora così audaci da assaltarlo. Audun lo tiene sotto controllo. Proverò a cercare la... Poi. Al mio arrivo sono passato per il porto. Il mastro sembrava sospettoso quando ho chiesto di voi. Non mi sorprende.
Usa la mancanza di fondi di Jorvik come scusa per aumentare le tasse. Come fosse un ordine del consiglio. Yor non farebbe mai un torto del genere, neanche su ordine di Rixige. Il mastro è un ladro e un bugiardo. Avrebbe bisogno di una lezione. Tornerò al porto a dare un'occhiata. Giusto. Prova al deposito merci. È dove trattiene i beni dei mercanti. Va bene. Andrò subito. Ci andrò quanto prima. No, tu mi servi qui. Ascolta cosa si dice in queste sale. Presta attenzione a qualunque comportamento sospetto. Mangerei il cuore di un cavallo pur di venire con te. Lo so, amica mia. È proprio perché mi fido che mi servi qui. Tornerò quando avrò trovato qualcosa. Giusto. Giusto, giusto. La festa di benvenuto. Allora, missioni multiple accettate. Allora, vediamo un attimo.